Primo maggio adrenalinico per il Monte Giorgio che ospita i molisani del Vasto Girardi in un recupero di cruciale importanza per la zona salvezza. La sconfitta casalinga contro il Matese ha risucchiato la squadra di Brini al quart'ultimo posto in classifica a meno 4 dal Castelnuovo Vomano, prima compagine ad oggi fuori dai play-out. Padroni di casa con Zerbo dal primo minuto a comporre il tridente d'attacco insieme a Perpepai e Albanesi. Marchionni scatta dalla panchina, pesante l'assenza a centrocampo di Capitan Omiccioli, appiedato dal giudice sportivo. Misin si sistema davanti al quartetto difensivo. Dirige Martino di Firenze in una domenica segnata inizialmente dalla pioggia. Molisani pericolosi dopo appena 5 minuti. Il colpo di testa di Salatino minaccia la porta di Gagliardini al nono. Guadalupi dalla distanza, ancora Gagliardini a rifugiarsi in calcio d'angolo. Al 16esimo, primo episodio clou della partita, Alagia sfugge in velocità a Donzelli che frana sul numero 7 ospite, rigore ineccepibile per il Vasto Girardi, rivedibile però l'esecuzione di Guida che si lascia ipnotizzare da Gagliardini, boato liberatorio del Tamburrini. Il Monte Giorgio si scuote al 18esimo, Ruci con il destro scalda i guantoni del portiere molisano Di Stasio. Al 27esimo Albanesi dalla sinistra spedisce un boccone avvelenato in piena area, nessuno tocca e il pallone finisce direttamente in fondo al sacco. 1-0 per il Monte Giorgio, bravo a cambiare marcia dopo lo spavento del rigore subito. Arriva però la reazione del Vasto Girardi, alla mezz'ora Guida sul filo del fuorigioco, manca l'aggancio decisivo, Gagliardini si mostra reattivo nell'uscita bassa. Partita sicuramente più aperta in questa fase, al 37esimo Perpepai serve Albanesi che tenta invano di rientrare sul destro. Sul ribaltamento di fronte Guida sguscia via in aria, il tiro è però ribattuto. Squadre negli spogliatoi sull'1-0. Dopo due minuti della ripresa Albanesi dalla sinistra taglia sul secondo palo per la girata volante di Perpepai, palla fuori non di molto. Al sesto Zerbo scarica per Misin, conclusione alta, il Tamburrini comunque apprezza l'iniziativa. Al nono angolo dalla destra per il Vasto Girardi spunta una deviazione a centro area, Gagliardini trema. Al 13esimo su un rilancio sbadato di Ruggeri recupera Albanesi che manda subito in porta Zerbo, delizioso nel tocco ad anticipare l'uscita del portiere, è il 2-0 in favore del Monte Giorgio. Partita però tutt'altro che terminata, al 22esimo Ruggeri cerca l'incrocio dei pali dalla sinistra, Gagliardini salva con l'ausilio della traversa. Al 26esimo un buco del portiere del Monte Giorgio su un cross proveniente dalla sinistra rischia di riaprire la partita, ma Alagia non riesce ad approfittarne. La squadra di Brini controlla il doppio vantaggio, al 44esimo Marchionni cerca senza successo la rete del 3-0, Di Stasio si oppone con i pugni. Un minuto più tardi ancora il portiere del Vasto Girardi a negare con un intervento prodigioso la doppietta personale ad Albanesi. Finale 2-0 al Tamburrini per il Monte Giorgio, tre punti vitali per la formazione di Brini di cui sentiamo le opinioni nel dopogara. Mister Brini aveva chiesto pazienza e anche intelligenza nell'analizzare, nel gestire i diversi momenti della partita. Siete stati bravi a difendere e a colpire nei punti giusti. Ma piuttosto che siete, sono stati bravi, perché questa è una vittoria che hanno voluto i ragazzi a tutti i costi. Perciò bisogna dire bravi a loro per l'impegno, per l'attenzione e per tutto quello che hanno messo in questi 95 minuti di calcio. Ci sono momenti dove bisogna soffrire, l'hanno fatto, ci sono momenti dove invece bisogna cercare di colpire anche nelle ripartenze e negli spazi che la squadra avversaria ti lascia. Crediamo fosse curioso di vedere anche la risposta emotiva, caratteriale dei suoi ragazzi dopo una settimana un po' difficile. Possiamo dire che da questo punto di vista lei non possa essere deluso? Ma io l'ho detto poc'anzi, questa è una vittoria della squadra, perché dopo la prestazione del secondo tempo, perché è solo il secondo tempo della gara contro il Matese, anche se vogliamo condizionata da fattori esterni, però ci poteva essere dei contraccolpi. Io credo che questa squadra possa ancora dare di più sotto il profilo mentale. Mister Prosperi, crediamo sia stata una partita nel complesso equilibrata, dove avete avuto le vostre occasioni e i vostri anche momenti di superiorità. Sui due gol pesano sicuramente delle disattenzioni, oltre al rigore fallito che poteva indirizzare completamente la partita in maniera diversa.
Beh, diciamo che il primo tempo abbiamo... essere andati in svantaggio al primo tempo era quasi impensabile, perché a parte il rigore sbagliato, abbiamo avuto occasioni, abbiamo subito niente. Abbiamo preso un gol, la palla è passata, si è infilata piano piano. Peccato, perché andare in svantaggio dopo un primo tempo del genere è difficile da digerire, molto difficile. Siamo rientrati anche bene. C'è stato l'episodio del secondo gol, una palla persa che è capitata in uscita. E poi siamo stati un po' troppo, siamo voluti essere un po' troppo arrembanti. Abbiamo creato, abbiamo preso un paio di due traverse, abbiamo avuto l'occasione con Alagia, abbiamo avuto, insomma, potevamo riaprirla. Diciamo che è stata una giornata particolarmente, non amo appellarmi alla fortuna, una sfortuna particolarmente non buona, ecco, né di episodi.